Generalmente gli attrezzi più usati, diciamo, posso dire, per tutte le finiture, per le restauri, eccetera, sono questa specie di lime che si chiamano raspe. Questi sono gli attrezzi quasi sempre utilizzati, perché per qualunque finitura, specialmente nel restauro o ricostruzioni, eccetera, questi sono gli oggetti di più comune uso, generalmente, che Senti sempre Ferdinando, ho in questi uso. oggetti sono a loro volta restaurati. Esatto. Sono tutti restaurati. Questi, ecco, ad esempio, a secondo delle varie parti, sono gli scalpelli, addirittura, che sono generalmente usati. Parti addirittura sono questi perché hanno un'altra curvatura, ad esempio, quindi servono per vari tipi di restauro. Oggi questi qui servono solo ai rarissimi oramai mosche bianche intagliatori, perché anche l'intaglio non viene più eseguito manualmente, ma viene fatto con le tecniche, i mezzi, addirittura le macchine si chiamano copia, eccetera, e così via. Certo. Quindi si è perso anche questa manualità con pantografi, eccetera. Veramente, questi sono, diciamo, ecco, gli attrezzi più comunemente usati, addirittura. Prego. Senti, scusa, prima di spostarci, io conosco un po' la storia di quel mobile, no? Certo. Se ce la racconti, forse potrebbe essere interessante. Esatto. Allora, questi mobili, tutti quelli che vedete, addirittura, meno che questo, perché questo è il bancone originario che mi ha lasciato il fratello di mio nonno, tutti questi sono progettati architetticamente da me, addirittura, ecco, per avere le distanze, la disponibilità, il modo per ripararli dalla polvere e per metterli in uso, a secondo addirittura di quelli più usati, come dicevo, perché sono nella prima fila, i secondi che sono più pregiati e di più raro uso, che sono nella seconda fila addirittura. Ad esempio, questi sono i meno usati, questi sono molto i più vecchi, più antichi, cioè fra i più antichi, questi sono quelli che uso molto meno, però ci sono delle volte che uso anche quelli. Qui ci sono altre parti, sempre per il legno, addirittura per mandare giù i chiodi più bassi della superficie, che ovviamente ogni tanto vengono usati anche questi. Però dice, il bravo falegname non deve usare né viti né chiodi, ma colle. E quindi, ecco, allora, insomma, anche i chiodi cerco di farne un uso meno possibile.